Pierino Luco per me è, al di là dell'uso e a volte dell'abuso che se ne è fatto nel corso degli anni, Pierino Luco è un'opera che ormai ha l'età del nonno di Pierino ed è un classico e io l'ho inteso come classico. Una delle indicazioni di Prokofiev era quella che si poteva volgere al tempo presente ed è una cosa che ho voluto indagare e poi l'ho scelta come definitiva perché mi pare che l'uso del tempo presente e non del passato remoto rendano solo più viva l'azione, la vicenda proprio tout court, ma che possa proprio eternarla, cioè farle avere quel carattere ormai senza tempo, dopo tutti questi anni di rappresentazioni in tutto il mondo e in tutte le lingue. Un'altra peculiarità proprio del mio testo è che il protagonista, che si è sempre chiamato Pierino in Italia, io l'ho voluto riportare semplicemente all'originale. L'originale in tutte le lingue del mondo prevede Peter, Petar, Piotr, quindi prevede Pietro e non Pierino. Il piccolo Pietro, il giovane Pietro, certo è un ragazzino, al massimo un ragazzino, ed è un ragazzino come tutti i ragazzini del mondo, un po' sbadato e un po' coraggioso. La sbadataggine si vede quasi subito quando all'inizio dell'opera non richiude dietro di sé il cancello del giardino e così facendo un po' sacrificando l'anatra al suo destino. Ma Pietro, secondo me, è un modo per dire che trattasi appunto di un ragazzo qualunque. Mi sento filologicamente corretto nel dire Pietro. Poi certo, suo nonno ha tutto il diritto di chiamarlo Pierino, dal momento che è il suo giovane nipote. Prokofiev scrisse l'opera commissionata proprio come propedeutica per i bambini per farli appassionare alla musica classica. Ed ecco perché anche nella mia versione c'è questa prolusione, no? Questo prologo che dovrebbe servire per avvicinare immediatamente i ragazzi, i bambini a volte, ai timbri degli strumenti dell'orchestra. Il testo è suo, aveva provato a farlo scrivere a dei poeti, a degli intellettuali, ma non soddisfatto, in 4 giorni lo fece lui, fece completamente l'opera e il testo direttamente. È un testo molto breve, molto stringato, e c'è una sintesi poetica perfetta, che in italiano, come sempre, l'italiano è la lingua più complessa di tante altre, per esempio dell'inglese sicuramente. E quindi poi la difficoltà per chi lo riscrive è quella di stare nelle misure musicali, nelle battute musicali, dicendo in modo adeguato quello che per esempio l'inglese dice in modo stringatissimo. Nel giro di pochissimi mesi si diffuse in tutto il mondo come un'opera appunto diciamo didattica e quindi utilissima per la divulgazione del fascino e della bellezza della musica sinfonica concepita in senso come letteratura per ragazzi, ecco, si tratta di grande letteratura per ragazzi. In questo senso io ho cercato di rispettarla molto perché nel corso degli anni, a seconda delle mode politiche intellettuali, ciascuno l'ha tirata un po' per la giacca, per la maglia, per portarla un po' dalla sua parte. Si tratta invece di una grandissima favola, in quanto tale, certo simbolica, ma che rimane una favola, ecco, che non, secondo me non deve avere troppi substrati ideologici. Credo molto in quello che diceva Calvino, no? Più restringi la gabbia, più la gabbia è stretta e più la tua libertà fa rima con rigore, ecco, e non con velleità, e non con questa idea per cui io sono un artista libero e faccio quello che mi pare. No? Io invece penso che la libertà sia una forma di disciplina. Secondo me, quando hai davanti un testo teatrale, la gabbia è molto aperta, perché hai solo le battute degli attori. Beh, io sono innanzitutto un musicista, però sono un musicista che scrive, un musicista che parla, un musicista che recita, per cui la musica, come dire, è l'elemento naturale per me, ma sono un musicista leggero, no? Non sono né diplomato né mai ho studiato approfonditamente la musica in senso classico. Quello che sicuramente ho dentro è il senso della musica, è proprio l'orecchio, il cuore, è il ricordare la musica e assecondarla. Faccio anche un tipo di teatro che ultimamente ho chiamato prosa cantata, facendo
perché cerco di far suonare molto anche le parole dette, non solo quelle cantate. Ecco, l'ideale per me sarebbe riuscire a recitare come se stessi cantando o cantare come se stessi recitando, quasi non più scindendo i due momenti. Però mi rendo conto che sono anche un autore e sono un autore calato nella propria contemporaneità. Mi occupo davvero solo dei giorni presenti di volta in volta. Cercando di avere uno sguardo il più possibile disincantato, oggettivo su quello che stiamo vivendo. Dico, stiamo vivendo momenti di grande trasformazione sociale, antropologica, economica, come è evidente. Sta cambiando tutto. Era da tanti anni che non assistevamo a un processo così evidente di sgretolamento di qualcosa e di nascita ancora di non si sa che cosa. E dico che forse dal mio punto di vista più che mai in questo momento i teatranti dicono sento l'urgenza, che è una bruttissima parola ormai perché logora, ma in realtà è molto bella, l'urgenza di intervenire su questo momento e non di riproporre sempre il classico, che è sempre buono come cardine torna sopra, perché il classico se è diventato un classico vuol dire che sa parlare a tutte le epoche, e questo è fuori discussione. Però quest'epoca mi sembra davvero inedita. Se torniamo a Prokofiev, nell'inedito dell'epoca, magari invece Pierino Lupo ha ancora il suo senso proprio perché è rivolto ai ragazzi. E allora riuscire ancora oggi ad affascinare il ragazzo, il bambino soprattutto, e a portarlo dentro questo mondo di sogno dove si capisce che la musica esprime davvero l'animo umano. A tutte le epoche l'ha sempre fatto, dico, se fosse anche solo quello, il senso di questa mezz'ora, un'opera brevissima, quello di riuscire a riaccendere dentro a bambini e ragazzini un po' obnubilati, un po' in balia della tecnologia, di questa modernità, no? Che sempre più li tiene distanti dalla natura e sempre più li relega davanti a un monitor o davanti a un iPad, beh, riuscire ad accendere ancora quella miccia che è il sogno. È il sogno di esprimersi, il sogno di manifestarsi, ecco la grandezza secondo me. E capire che attraverso un violino, un violoncello, un trombone, un fagotto, un corno, un oboe, puoi esprimere te stesso e puoi esprimere l'animo di tutti, quello che fa l'arte da ogni punto di vista, beh, allora questo sarebbe già qualcosa, proprio perché i giorni che viviamo sono molto spesso disperanti, cioè proprio privi di speranze e privi di sogno. Sembra impossibile sognare a volte. Oggi, in questo momento, e la musica invece è innanzitutto questa.